ci siamo, benvenuti a questa nuova puntata di Romagna's Got Talent in diretta sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone, in diretta a Facebook sulla pagina appunto di Radio Icaro Rubicone stessa. Come sempre a condurre questo programma ci sono io, che sono il buon Dibra, e questa sera sono più o meno da solo, non c'è il buon Mirko Manusti che è via per impegni familiari, quindi salutiamo tutti a casa, ciao ragazzi, anche se non ci stanno guardando, perché appunto sono via per impegni familiari, figurati se si guardano. Detto questo, vado a salutare invece i miei due fidi e compagni di viaggio, che sono Marco e Samu. Ciao ragazzi. Inquadratura? Sì, cioè, sì, no, non si vogliono inquadrare. Lo so, fanno apposta, sono timidi questi ragazzi. Non sarò solo questa sera, come dicevo, perché comunque io tendo sempre a farmi accompagnare da una buona spalla. È partito qualcos'altro, non lo sento, vabbè, niente. Come dicevo, appunto, non sono da solo questa sera, sono con una nuova addetta della radio, una nuova amica che si è voluta unire alle nostre frequenze radiofoniche, quelle di Radio Icaro Rubicone. È qui con noi Nicole. Ciao. Ciao Dibla, intanto ti ringrazio per avermi invitato al tuo programma Romagna's Got Talent. È sempre un onore essere qui negli studi di Radio Icaro. Adesso me lo dirai bene a fine puntata, perché sai che qua a finire sempre in un certo modo qui, però è bello averti qui, perché ho detto deve iniziare, quindi da chi deve imparare il mestiere della radio, cioè da chi se non da me, così almeno al buon spunto per capire che la radio non si fa come lo faccio io. Ma detto questo, Nicole, come stai? Tutto questo? Sei un po' agitata? Sì, sinceramente sì, sono molto agitata. Io farò di tutto per non metterti a tuo agio. Molto bene, ti ringrazio. Allora, come sempre, siamo in diretta appunto Facebook, potete iscriversi, potete contattarci, potete anche inviarci un WhatsAppone, come Nicole? Un WhatsAppone al 392-664-0873, il numero di Radio Icaro Rubicone. Oh yes, esatto, quindi iscriveteci lì, anche lì se volete. Che cos'è Romagna's Got Talent? Questa è la puntata numero 20. Stagione numero 11, infatti io mi ricordo ancora quando avevo i capelli quasi tinta unita, ma non in bianco. Romagna's Got Talent, magari qualcuno ci sta guardando per la prima volta, è un programma fatto apposta per tu, amico, che sei a casa, hai una band, hai un duo, hai un trio, hai un quartetto, siete un'orchestra di 107 elementi, non ci state, però magari se avete una band e fate della musica la vostra migliore espressione d'arte, venite a raccontarvi ai nostri microfoni, fatelo come che modo, basta semplicemente contattarci sulla nostra pagina Facebook, quella di Romagna's Got Talent, o anche su Instagram, sempre appunto Romagna's Got Talent, e io personalmente vi risponderò e vi dirò: ragazzi, c'è posto per la prossima stagione, perché è così, siamo pieni tonfi fino a fine mese, e ne approfitto per ringraziare i ragazzi che sarebbero dovuti essere qui con me questa sera, ma abbiamo avuto ricambi eccezionali. Un ospite stasera coi controfiocchi, stavo per dire un'altra cosa ma mi sono trattenuto. E quindi saluto i Momma, li avremo più avanti. Detto questo, amici, la Nicole è pronta, tu sei pronta? Prontissima. Io un po' meno, però un po' lo stesso. Saluto, ne approfitto prima di partire con la puntata, per salutare tutta la sezione di Brescia degli Alpini che ho incontrato sabato. Ragazzi, è stata una cosa abbastanza impegnativa. Diciamo che non solo io, ma un po' tutta Rimini è stata distillata per bene. Salutiamo tutti gli alpini e soprattutto la parte dei Camuni, ai quali io voglio più bene, sono più attaccato, e adesso per un bel po' non li vorrò mai vedere più, ma per i prossimi 30 anni penso, soprattutto il mio fegato dice così. Detto questo, tornando in argomento, direi di iniziare questa puntata, quindi stacchetto e poi musica. Romagna Got Talent! Lo sai, potevamo giocare a guardarci nel buio, come due ladri felici, buttati nell'angolo, dimenticati da Dio, convincendoci di essere amici. E non chiamiamo mai col suo nome la disciplina del mondo, giriamo comunque in tondo,
confondendo dal niente i colori nel cielo, il falso ed il vero. Ma è quello che abbiamo che ci porta lontano. Semplicemente camminiamo tenendoci per mano, anche se sembra un po' strano. Io qua in cucina e tu sul divano. Magari un giorno qualunque, quello che viene, ripieghiamo le vele, l'abbraccio di chi si è perso ha un sapore diverso e alla fine conviene. Raccogliessimo detriti ad ogni luna dell'anno, vivendo in affanno, vivendo la condizione di essere liberi, nessuna esitazione. Ma è quello che abbiamo ci ha portato lontano. Siamo qui e camminiamo, ci teniamo per mano. Sai, non c'è nulla di strano. Io qua in cucina e tu sul divano. Se ben ricordo, Mirko mi ammoniva sempre quando applaudivo vicino al microfono, anche Marco mi ha guardato malissimo. Eccoci qua, sempre in diretta con Romania's Got Talent, 90 FM, Radio Icaro Rubicone, in diretta a Facebook, dove andiamo a salutare già tutti quelli che si stanno scrivendo, che ci hanno già scritto durante l'inizio di questa puntata. Salutiamo l'amico Zanni, ciao Zanni! Walter che saluta anche lui gli alpini. Walter, non sai cosa ti sei perso, anzi meglio così. E l'amico Franz Raimondi dice grandissimi, ciao ragazzi, ciao Franz. Vi ricordo di seguire anche la pagina Franz Libri. Franz è venuto lunedì scorso a sponsorizzare il suo ultimo libro, I Pirati Handicappati, un libro molto molto bello. Dico così per fiducia perché ancora non sono riuscito a leggerlo, scusa Franz. Però l'onestà paga sempre, voglio dire, no? Sembra giusto. Detto questo, l'avete appena sentito live, quindi andiamo a presentare e salutare l'amico Francesco Checco Mussoni. Ciao a tutti, ciao a tutti. Che presentazione, dimmi. Cioè, con una presentazione del genere poi crei delle, come dire, no, aspettative enormi. Magari la gente, che so, si poteva aspettare i Pink Floyd, cosa del genere. Ma guarda, io lo so che te ti sei ingasato, perché ultimamente hai suonato su un palco davanti a più di 3.000 persone e passa sia vabbè, il 25 sicuro, il primo maggio un po' meno perché era un po' presto, era un po' prestino, c'era la gente, però comunque messa, lo so, adesso sei partito per la tangente, quindi ti ho dovuto pagare profumatamente per venire qui stasera. No, a parte scherzi, voglio fare un piccolo preambolo prima di iniziare a parlare con te. Io come dicevo prima, questa è la puntata 20 della stagione 11 di Romania's Got Talent, quindi sono 10 anni o poco più in cui abbiamo iniziato questo programma. E la cosa bella di Romania's Got Talent, come ci siamo già detti in tante altre volte, è che nel frattempo, con i vari artisti che sono passati dai nostri microfoni, siamo diventati anche amici. E io che lo devo ringraziare di cuore, perché un incidente di percorso dei ragazzi che sarebbero dovuti stare qui stasera, l'ho chiamato all'ultimo, è stato ieri pomeriggio, ho detto che mi faresti un gran favore, e lui mi ha detto io da voi vengo sempre volentieri, dopo ti do quei 50 euro lo stesso, però mi piace stare in panchina, grazie di cuore, entrare all'ultimo minuto per salvare la situazione, cose di questo tipo.
sei di tipo di Cristiano Ronaldo della situazione che arriva e entra l'ultimo? Sì, no, io sono o più, il Camavinga, se vogliamo. Io sono più come in pratica Ronaldo, il fenomeno, ma non so, tu l'hai visto ora. Sì, adesso assomiglio di più a lui in un certo senso, però vabbè, lasciamo perdere. Ecco, noi un po' che non ci sentiamo, in realtà non tantissimo, perché ci siamo sentiti l'anno scorso in modalità, sì, in modalità rad. Sai, noi Nicola l'anno scorso abbiamo continuato con la stagione, nonostante non potessimo venire qua per cause note a tutti, e abbiamo fatto la rad, la radio a distanza, perché i ragazzi facevano la dad da casa, noi facevamo la radio a distanza, e abbiamo avuto il piacere di avere Checco tra gli ospiti, e però fisicamente non ci vediamo da veramente tanto un pezzo, tempo. Sì, un pezzo. E, ho già anticipato prima la cosa, sono rimasto estasiato già a vedere soltanto alcuni filmati e alcune foto, però voglio sapere da te com'è stato qualche settimana fa, in occasione della festa della liberazione del 25 aprile, suonare in apertura ai Modena City Rambler e poi assieme ai Modena. Allora, chiaramente è stata una cosa molto bella. Quello che mi preme dire è che non è stata solamente un'apertura di un concerto, perché il concerto si teneva per i 40 anni della cooperativa Centofiori. Ora, la cooperativa Centofiori è stata fondata da mio padre. Ah, ok. Quindi per me è stato come una... Quindi sei raccomandato di... come tutti, ma allora basta dire, esatto, diciamo le certe cose. È stata una sorta di chiusura del cerchio, nel senso che comunque... arrivare a suonare per una cosa che è stata creata da mio padre, e lui adesso è chiaramente in pensione, perché dopo un po' non se ne può più, come tutti, e invece noi siamo ancora qui a fare le stesse cose fino a 90 anni probabilmente, ma questo è un altro discorso. E quindi è stato per me personalmente molto più bello magari che per altri, perché c'era comunque sotto anche un discorso molto più personale, ecco. Comunque è stato bellissimo, perché l'apertura è stata bella. C'è sto palco enorme, io ero da solo, sto spazio. Dove vado adesso? Dove vado? Sto qua nel mezzo, cerco di non fare troppo casino, e ho fatto un po' di casino. Nel senso che ho sbagliato degli, praticamente non accordi, come ho fatto questa sera proprio quando la canzone è cominciata, proprio tac, subito ho sbagliato l'accordo, ma voi non vi ne siete accorti, amici da casa, fatelo tu perché sei più bravo. Se vi siete accorti di un errore così, di un scrivetelo attimo, scrivetelo sulla chat. Un WhatsApp al 392-664-0873. Questa sera sono l'addetta al numero WhatsApp di no, Radio ma poi dopo parleremo anche di... In ogni caso, entra in gamba tesa quando vuoi, Nicola, vai tranquillo. Sì, 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 sì. Tanto io che andiamo a caso, ma tu puoi entrare tranquillamente, anzi, abbellisci la cosa. Per cui... E niente, quindi ci è capitato, c'ero io prima e ho fatto due pezzi, perché l'apertura del concerto è stata di Ellen River, che è stata bravissima, e non so se la conoscete, se non la conoscete dovete chiamarla qui a Romagna's Got Talent, perché è bravissima. Ellen, ti aspetto. E dopo che lei ha terminato, sono stati i Modena City Ramblers che ci hanno chiesto: ragazzi, non è che verso la fine del concerto vi va di salire con noi sul palco per fare bella ciao? E noi, noi prima ce la siamo tirata un po', poi abbiamo detto: ma sì, dai, se proprio ci tenete. Ed è stato bellissimo, perché ovviamente per quella data lì, in Modena City Ramblers, c'era il parco che era strapieno, una cosa folle, e tutti carichi a molla. E io, come sono arrivato, ci hanno anche presentato, si ricordava di noi, penso che bravi. Grazie mille, Modena City Ramblers, siete stati fantastici. E ovviamente è stato da pelle d'oca dall'inizio alla fine, perché quando canti bella ciao con i Modena City Ramblers il 25 di aprile, anche se lo fai in una stanza chiusa, fa un certo effetto davanti a tutta la gente. Al suo che. Invece il brano che ci hai fatto un'apertura, che brano è? Il brano si intitola Quello che abbiamo, ed è stato l'ultimo brano pubblicato prima della pubblicazione del nuovo album che arriverà, ve lo sapremo dire. ma spero entro quest'anno, perché adesso è quasi terminato, ma poi dopo c'è tutto un lavoro dietro che non è solo quello di comporre, ma è anche quello di mixare. Tanto, ci tengo a ribadire, qua sotto in sovraimpressione c'è la pagina Facebook di Francesco e di Checco, dove dovete mettere mi piace se ancora non l'avete fatto. Ricordiamo questa cosa fighissima, grazie Sam, che quel QR code che vedete lì di fianco
funziona veramente, quindi voi avvicinate e vi collega direttamente alla pagina del nostro Checco. Incredibile, grazie. Lascia fare. Il professionismo così a ragaglioni inutilmente, però noi lo sappiamo fare molto bene, facciamo le cose talmente male che le facciamo benissimo. Pensa, ok, ci ho dovuto pensare un po', ma poi alla fine anch'io sono dovuto pensare a dirlo. Fate. Detto questo, ti va di suonarci ancora qualcos'altro? Sì, io ho portato il canzoniere, anche se giustamente non si vede perché non sta bene. Il canzoniere, no, ecco, adesso si vede, l'ho imparato. Ma perché io non mi ricordo le mie stesse canzoni, questo è tipico. Allora, però vi faccio. Anche a me col nome, per cui vai tranquillo. Però potrei farvi la canzone di qualcun altro. Ma io ci sto. Che ho cantato proprio per l'apertura del concerto dei Modena City Ramblers. È la canzone di un cantautore di Cesena che si chiama Enrico Farnedi, che gli dico ciao Enrico, grazie per il pezzo che gliel'ho chiesto. Ho detto, posso rifarlo e metterlo nel disco? Certo. Lui è stato gentilissimo, quindi direi che cogliamo la nota al balzo e quindi ascoltiamo Checco Mussoni live qua a Romania's Got Talent. Buon ascolto. Viene su per la salita, che pedala, lei pedala, nel manubrio ce la sporta, con il pane, con le uova. La mia nonna in bicicletta, che pedala, lei pedala, tra i colori dell'autunno che cominciano a sbocciare. Coi compagni la sentiamo, che pedala e intanto canta, canta di ciliegie gonne e occhi neri di carbone. Col fucile in spalla non ti viene voglia di cantare, ma sentir cantar la nonna ci sediamo ad ascoltare. Viene su nel bosco e chiede quando posso ritornare, che a settembre nella vigna l'uva è pronta da vendemmia. Ogni notte io mi vedo pedalare fino a casa, e nel sogno è bello al sole seppellire il mio fucile. Ma se torno a casa nonna, poi mi vengono a cercare e mi legano le mani e non posso più lottare. E mi sparano nel petto e mi lasciano nel campo a guardare in su la vite, ma non posso far vendemmia. Mangio un poco di quell'uva e il resto lasciala marcire. Ci sarà un altro settembre, un'altra vite da innestare. Sono larghi, larghi che ci ballo dentro, marcio e penso a casa nostra, nonna, io non mi lamento. Con la pioggia e con il sole, in mezzo al fango e tra le mosche, a paura nella pancia, pane e bombe nelle tasche. Nella tasca c'è la roncola, regalo del mio babbo, la pulisco e tengo il filo a posto così, taglia dritto. A far l'innesto ci vuol l'occhio e molti anni a far la mano, per sparare e far la guerra serve invece molto meno. Scende giù per la discesa, scende senza pedalare, canta forte un po' si sente nella voce il suo dolore. Nonna dai che la prendiamo indietro tutta questa terra, e a settembre ci sarà vendemmia invece della guerra. Che bello, grazie Checco, ringraziamo anche
il maestro Federico Farnidi, questa è splendida, poi è purtroppo tremendamente attuale, però è veramente una canzone bellissima e immagino che tu l'abbia voluto fare apposta anche quel giorno, perché è proprio c'entra in tutto quanto. Assolutamente, sì. E mannaggia voi che continuate a non capire niente di queste cose. Detto questo, siamo sempre noi, quelli di Romagna's Got Talent, 90 FM, Radio Icaro Rubicone, diretta a Facebook, dove potete scriverci, salutarci, potete fare anche voi le domande a Checco se volete, o anche la nostra Nicole, ai quali arrivano i complimenti, gli auguri di un buon inizio programma. Adesso andremo anche a dire che programma, quando, come, perché, dal nostro amico Zalu, che fa tantissimi complimenti a Checco e fa tanti auguri di buona partenza, un grande bocca al lupo alla Nicole, che è molto più rockettaro stasera, sto guardando un po' perché lei ha un animo un po' più hard rock. Partirai tu con il tuo programma? Esatto, presto, partirò col mio programma presto, vi dico tutto. Partirò mercoledì 11 maggio e da di lì ci sentiremo tutti i mercoledì dalle 18 alle 19. Il mio programma si chiamerà Chiacchiere Rock con Nicole, e in questo caso rock non è solo il genere di musica, ma è un po' l'attitudine in generale. Saremo molto rock, parleremo di attualità, di concerti, di eventi, di notizie curiose, di aneddoti su gruppi rock. Insomma, sarà un programma molto energico e è proprio quella botta di vita che serve nella metà della settimana. Yes. Quindi dalle 6 alle 7 il mercoledì, quando torni da lavoro che sei un po' stanco eccetera, hai proprio bisogno di prendere la manopola del volume e alzarla a palla, e spero vivamente di regalare delle belle canzoni. Se siete in macchina non accelerate troppo, però ascoltatevi, gustatevi la nostra Nicole. La sigla come sarà? Chiacchiere rock. No, non faccio spoiler perché sarà una sigla molto originale, però ci stava. Chiacchiere rock sulla radio Rubicone. Esatto. No, potremmo andare avanti in qualche modo. Potrei valutare l'idea di assumervi entrambi per creare la mia sigla? Sì. Non so se ti converrebbe, però va bene. Esatto. Avrei dei dubbi anche su questo. Dicevamo che qui invece del tuo disco che è prossimo in uscita, io è quasi terminato. A estrapolare qualcosa, io ci ho provato, ma in realtà che coermetico, non mi ha voluto dire niente, anche se io qualcosa so, ma non possiamo giustamente dirla. Però è un disco sul quale stai lavorando da un po' di tempo, se non sbaglio. È un disco sul quale sto lavorando da un po' di tempo, soprattutto perché ho tradito un po' le canzoni, ultime canzoni, nel senso che è proprio una. Allora, quando si cresce la barba diventa più bianca, sì, i capelli pure, e ci si accorge in un certo senso che certi brani potevano girare diversamente, potevano poi avere non solo un vestito nuovo, ma anche comunque un'anima nuova. Quindi sono partito riprendendo i brani singoli che sono stati pubblicati, e questa è la prima volta che lo dico, non lo sa nessuno. Grande esclusiva qua a Romagna's Got Talent. Oh yes. E quindi sono partito da lì, poi ci saranno anche chiaramente dei nuovi brani e niente, quindi è quasi terminato e c'è tutto il tempo che serve per trovare per decidere chi lo pubblica, come, quando, dove, perché, eccetera. Esatto, eccetera. Vi ricordiamo che potete trovare, come abbiamo già detto prima, tutto quanto sulla pagina Facebook del buon Checco, me la sa linkata molte volte il nostro Samu, e non soltanto Facebook, c'è anche Instagram, Francesco Mossoni. E a proposito di Instagram, io ci tengo a fare una domanda che fa l'amico Patrizio, che mi chiede: com'è il tuo rapporto con Instagram? Pessimo. Perché non riesci a fare questo sblocco del tag? Lo sblocco del tag? Esatto. No, Patrizio, no. In realtà è che non volevo che tu mi taggassi. No, ecco, non è vero. È tutto calcolato, Pat, vedi? È così. No, veramente con Instagram ho un rapporto pessimo, perché ho sempre pensato che, penso ai miei artisti, per quelli che mi sono poi ascoltato e che mi ascolto più tuttora, e che non me ne frega assolutamente nulla di cosa mangiano la mattina, e quindi mi trovo un po' nella situazione di dire: ma se io faccio qualcosa e faccio le foto al cibo, a quelli che mi ascoltano non gliene frega nulla, quindi non faccio mai niente fondamentalmente. Però la base è mettere la foto del tuo panino, però con la tua canzone in sottofondo, che non c'entra nulla con la foto stessa, però intanto
E mi sono toccato. Avrei molte battute da fare in questo senso, ma mi... non le facciamo, anzi, diventiamo più seri, prendiamo l'atmosfera da teatro, perché è lì che ci trasferiamo per andare a vedere un video di una tua performance al Teatro Novelli un paio di anni fa, in piena pandemia. Dicembre 2020. Infatti il teatro era vuoto, giustamente. Quindi questo è Fiato, uno dei primi singoli tuoi. Primo effettivo, rifatta con un'orchestra, con dei signori musicisti. Dei signori musicisti. Quindi buona visione con Checco Mussoni, Unbound, Smiles, quella roba lì. La senti una tempesta di parole da dire, nasce dalla testa, voglio farmi sentire. Da dove nasce il fiato, non l'ho ancora capito. A volte come adesso mi chiedo dove sono sbagliato. Ci provo e non riesco. Parola, mi dico che fa lo stesso, questo strappo nella gola, ma se solo avessi fiato, il fiato che hanno loro, quel fiume che discende sereno, sicuro in mezzo a cosa giusta e dirla in quel momento, ma il tempo non dà il tempo, è una frusta, non puoi perdere un secondo e devo rilassarmi di fronte al professore che già con impazienza mi osserva la fronte di sudore. Ma se solo avessi fiato, il fiato che hanno tutti, quel fiume che discende sereno, sicuro in mezzo ai sassi. Ma se io sapessi dirlo, senza incespicare, sarebbe più facile. E visto la performance di Francesco Mussoni, il nostro ospite qui con noi, che appunto che si chiama Fiato, fatta al Teatro Novelli a Rimini. Che spettacolo, Checco, complimenti. Grazie, davvero è complimenti. Stato strano. È stato strano perché non c'era nessuno. Beh, è stato merito dei musicisti che vedi di fianco, dai, non è che sì, infatti le cose vanno dette come stanno, sì.
E quindi sì, ci ha appena regalato questa fantastica performance qui live dalla diretta Facebook di Romagna's Got Talent. Mi raccomando, scriveteci al 392-6640873, salutateci, diteci la vostra, diteci anche voi quanto è stato bravo il nostro Checco al Teatro Novelli di Rimini. E a proposito, e anche qua. Averlo qui live è sempre molto bello. Infatti volevo farti una domanda, Checco. Ho ascoltato le tue canzoni e più che canzoni sembrano poesie. Quando canti le parole arrivano proprio dritte dritte nel cuore e a me personalmente mi hanno fatto emozionare. Quindi ti voglio chiedere, da dove prendi ispirazione quando crei i tuoi singoli? Grazie innanzitutto. Anche se l'ultima, quella cantata prima, non era mia, però certo. L'ho vista crescere, che bello. No. Quando ancora non avevamo i peli bianchi da nessuna parte. E ma dalle cose che succedono, cioè quando non succede niente non scrivo niente, questo è molto lineare, e anche da quello che si legge spesso. Comunque leggere è una fonte di comunque un'ispirazione, e poi c'è una poesia proprio che tra le mie canzoni c'è anche una poesia vera e propria, che è la scritta mia cugina, anche lì vedi siamo tutti raccomandati, no, è una poetessa bravissima, Yvonne, ciao Yvonne, e le ho chiesto di prendere questa poesia e di metterla comunque in musica senza cambiare nulla, proprio così com'era. Quindi è difficile dire da dove si prende comunque l'ispirazione, io francamente non lo so. Certo, però dipende dal momento. Sicuramente so che quando non succede nulla, quando non, tipo il periodo del Covid, quando si era tutti chiusi in casa, io non ho scritto assolutamente niente, non mi è venuto nulla di buono, magari ho fatto qualche tentativo ma l'ho buttato via. Cioè, infatti molti artisti si sono lamentati durante il periodo Covid che non avevano ispirazione, perché continuando a stare chiusi in casa non riuscivano a trovare delle idee, non riuscivano a provare delle emozioni che li portassero magari a scrivere o a creare delle melodie. E ora ti chiedo, a proposito di melodie, quando scrivi le canzoni parti dalle parole o dalla melodia? Dipende. No, non lo so, cioè non è sempre la stessa cosa. Ok. Non è sempre la stessa cosa, delle volte dalle parole, delle volte da un giro magari, e parti da quello, quindi dipende. Per esempio quella con cui sono partito è stata una canzone in cui sono partito dal giro, da questa roba qua. Invece, per esempio, le prossime sono tutte due fiato, e invece era partito dalle parole, quindi non lo sai mai quello che è. Come viene, l'importante è stare ad ascoltare, esatto. Insomma. L'altra domanda che avevo io, collegandomi al periodo di pandemia, così, è questi due anni tremendi hanno un po' anche cambiato la tua percezione nella scrittura, nel riportare i testi, nello scrivere? In realtà questa è una cosa che mi fa paura, devo essere sincero, perché tanto, voglio dire, quando si scrivono cose si cerca di raccontare, poi è chiaro che ci sono comunque non è che tutto quello che si scrive, magari anche una cosa un po' più personale o che sembra una cosa personale, è pari pari quello che si vive. Dopo chiaramente ci si mettono altre cose per abbellire un po' il tutto, magari anche cose che non sono mai capitate, ma che prendi da altre fonti. E però io ho la paura che questo periodo, che questa non vita, perché fondamentalmente io mi sono accorto proprio questi giorni, no, con gli alpini, come hai detto tu, che sembrava di essere ma anche con i concerti del 25 esatto, di aprile, esatto. Io mi sono accorto che stava ricominciando una cosa che era due anni e mezzo che io non provavo più, ed era tutto nuovo, tutto strano, ero stanchissimo alla fine. Come se queste cose non fossero mai successe, anche un po' strano. Quindi la prossima volta te lo dico, perché ancora non lo so, però probabilmente sì, ma c'è una sorta di ricalibrazione mentale e comunque emotiva anche, ma di tutti, quindi non solo di noi che scriviamo le canzoni, quindi ci siamo anche noi dentro, insomma. Esatto. E a proposito di canzoni, visto che sei strumento munito, come diciamo sempre, ti va di farci sentire qualcos'altro? Yeah, però questo non è un pezzo mio, ma è un pezzo di una cantautrice. Oh. Oh. E
ti ho portato il CD da dove è stato preso con questo disco, che non si vede qui così bene, provo a avvicinarmi un po', ma comunque non si vede bene. È un disco molto bello, fatto di solo cantautrici, quindi pure cantantesse, posso dire cantantesse, si può dire, vale? Ma sì, però queste scrivono anche, nel senso che non è che solamente cantautrici e cantantesse, e sono tutte tutte ragazze. Quella che farai tu è di Ilaria Porcetto, Ilaria Porcetto, sbaglio. Sì. La canzone si chiama Tabula Rasa. Questo disco è un disco fortemente voluto da una carissima amica di Checco e anche nostra, per osmosi, che è Chiara Raggi, che salutiamo, e al quale grafiche di questo disco create artigianalmente da Francesco Mussoni, perché non è soltanto musicista ma anche un creativo e anche un po' cretino a volte, però soprattutto è creativo e soprattutto è un bravissimo cantante, cantatore e interprete in questo caso. Sì, in questo caso sì, sono l'ultima che hai detto. E questo disco è prodotto da Musica di Seta, se non sbaglio, sì. Leggo, e anche a favore anche dell'associazione Il Punto Rosa. Esatto, il titolo del disco è Benvenute, appunto, proprio perché si parla di cantautrici. Di cantautrici. Quindi ascoltiamo. Questo brano è la visione dell'amore, un po' quello un po' più crudo, che i cantautori scrivono sempre, no? Anche magari con testi abbastanza non espliciti, ma visto da una donna. Quindi non una storia d'amore, ma una storia di quelle che magari. Vabbè, adesso. Quindi diciamo. Non bisogna spiegare le cose. Amici, amiche da casa, tappate le orecchie ai bambini, no, che non possono. No, non siamo a quei livelli. Checco. I pensieri diversi sono arcobaleni, di natura avvengono per scomparire. Pioggia sottile, questo ben inteso, di scindere il nesso tra amore e peccato, l'istante rallenta, diventa infinito, un cristallo sospeso sul rumore del mare. Toccare con mano il capogiro del vuoto, a forza di cenare insieme. Quando il tempo ci osserva da dietro un minuto, bruciare veloci come le falene, l'azzardo a parole prima delle cerniere, ballare coi demoni del tuo pudore, strapparti dai sensi le cose più oscene, noi uguali e diversi, come la pioggia e la neve. Cancella i corpi e rimangono in aria due anime dopo l'amplesso, sei bello che fisso oltre un angolo retto, l'ellisse elegante del tuo culo perfetto. Che bianco nel buio ricorda la luna, e di rifarlo ancora non avrei paura, ma sto nel silenzio, nell'alba in attesa a sfiorarti la pelle di pietra e di seta, un passo all'indietro e lasciarmi cadere tra i denti affilati del tuo piacere, svegliarsi al mattino con un bacio, una rosa ed il cuore innocente è una tabula rasa.
che come suoni live qua a Romagna's Got Talent 90 FM in diretta a Facebook, appunto, sulla pagina di Radio Icaro Rubicone, dove potete scriversi ancora, salutarci, fare le vostre domande a noi, ma soprattutto a Checco. Salutiamo la nostra carissima Jo, che ci ha scritto, che fa tanti complimenti a Checco. Ciao Jo, viva la grappa al Pino Mugo, te sai. È stato difficile, ma guarda che anche io ho avuto comunque poi un incontro con un alpino strano. Se vuoi lo racconto, diciamo, con tanto per dopo che finisco la... Ti ho fatto perdere un momento radiofonico altissimo. Detto questo, ricordo ancora WhatsApp. Ricordo ancora WhatsApp di Radio Icaro Rubicone 392-6640873. Scriveteci, salutateci, chiedete, fate domande al nostro Checco, al nostro Dibla, e anche a me, ma più a Dibla. Prima di parlare degli alpini, c'è qualche live prossimo Venturo dove ti potremo vedere protagonista? Le date ancora non le so, ma ci sarà l'anteprima dell'album. Ok. Quest'estate a Rimini, ma non so ancora il giorno e neanche dove. Okay. Ma so che ci sarà, quindi se volete vi tenete aggiornati, eccetera eccetera, con le pagine Facebook e con Instagram, ma è meglio con Facebook perché con Instagram è difficile scrivere. Abbiamo già detto, esatto. E l'unica cosa che so è che il 25 luglio saremo a Lugo in piazza. È l'unica cosa che sapremo, che so per ora, e poi altro non, purtroppo non. Ma a manifestare o a suonare? A suonare, così. Ma no, lo so. Dire a caso. Mi hanno detto che si suona, però magari. Beh, rimaniamo così. Facciamo che quando saprai le date, me le comunicherai, e quando io nel mio programma chiacchiererò con Nicole, parlerò dei concerti. Promesso. Grazie. Dirò anche le sue date. Rimaniamo così. Chiacchiererò con Nicole. Mi piace la sigla, sì. Io prendo una piccola parentesi da te, Checco. Rimaniamo sempre in tema musicale. Oggi, proprio oggi che è lunedì, sì, amico, tu che ci stai guardando su Icaro TV, non è lunedì. Può essere venerdì, può essere sabato, probabilmente sabato sera, sono le 22 ormai. E ti stai preparando per uscire, perché giustamente prima guardi la replica di Romagna's Got Talent su Icaro TV, il canale 18. E quindi buon sabato sera, buon weekend. Così, a caso, comunque sì, in realtà questo è lunedì, siamo in diretta, proprio oggi, proprio questa notte, a mezzanotte, è uscito il nuovo singolo di un gruppo di cari amici che sono venuti a trovarci quasi un mesetto fa. Questo è appunto lunedì, questi sono The Ironside, video in anteprima qua a Romagna's Got Talent. Che cosa ne pensi di me? Restiamo fuori tutta la notte, ho una chitarra, suona ancora corde rotte, e canteremo il cielo in tempesta da una finestra del palazzo più alto, io e te. A ridere o a piangere, scegliamo un posto dove siamo.
sa anche fare rumore. E non dire di no, che lo so che ti va. Le ville, gli yacht, le bottiglie nei club. Ma tu vali di più. Sì, tu vali di più. Oh yes, rieccoci qua, salutiamo gli amici Ironside from Marciano with pop rock, un po' di tutto, comunque molto molto bello il nuovo singolo, andateli ad ascoltare, seguiti su Spotify, robe varie così. Su Spotify trovate anche i vari store digitali, tutte le canzoni di Checco, almeno quelle sì, fino a quelle che ha fatto fino adesso, tranne quelle nuove che arriveranno tra poco, ma ancora non sappiamo quando, però sappiamo che è pronto qua con la chitarra a farcene un'altra, un'ultima live. Cosa si fa, Checco? Cosa si suona? Faccio la corrente delle cose ultime, che è appunto la poesia di cui parlavo prima. Perfetto. Buon ascolto qui a Romania's Got Talent con Francesco Mossoni. Ehi! Chiudo tutte le porte da quando sei uscita. Per non far entrare la corrente delle cose ultime. Certi addi hanno tutto un volo storto che non piega niente. Non alza i vestiti alle donne, la corrente delle cose ultime. Spero non mi prenda come un altro tormento. Chiudere le porte, le ante degli armadi, contare le parole di sparire. Cinque volte finché non sono pari, la corrente delle cose ultime. Contare le parole dispari. Cinque volte finché non sono pari, la corrente delle cose ultime. Vedi che anche te hai imparato a fare l'applauso, questo movimento magico. Funziona. Grazie mille a Francesco Mossoni per essere stato qui con noi questa sera. Noi siamo sul finire di questa puntata. Brevemente ricordiamo, Nicole. Ricordiamo dove ci potete trovare, in questo caso Romagna, il tuo programma, dove è il mio programma. Il tuo programma, ricordiamo. Facevo la persona umile. Ricordiamo che. Ci sentiamo con me, quindi Nicole, tutti i mercoledì dalle 18 alle 19, partendo da mercoledì prossimo, mercoledì. 11 maggio, chiacchiererò con Nicole, si ascolteranno le nuove uscite 2022, tanta musica rock e anche metal.
diciamolo a bassa voce, anche metal. Oh, si parlerà dei concerti nuovi, si parlerà di tante cose di attualità, notizie, aneddoti sui gruppi rock, quindi vi aspetto mercoledì 11 maggio alle 18 alle 19. Anche per te vale più o meno lo stesso discorso di Checco, cercatela sui social, Chiacchiere Rock con Nicole, Facebook, Instagram, così troverete tutto quanto aggiornato, perché sicuramente su Instagram la Nicole è un pochino più afferrata di Checco. Infatti sì, se vuoi dopo la diretta possiamo fare qualche lezione. Fortunatamente. Così. Parliamo, un piccolo, ti fa un preventivo un attimo. Sì, un attimino. Stai finendo di dire una cosa? No? Stavo dicendo, sì? No, che ci vediamo tutti i mercoledì e non vedo l'ora di cominciare. Bene, e noi non vediamo l'ora di sentirti, e come non vediamo l'ora di vedere live Checco, per qualsiasi informazione, scherzi a parte, seguitelo sui social. Grazie Checco di cuore, veramente. Grazie a tutti voi che mi ospitate sempre, siete così tanto gentili. Ci proviamo a essere gentili, in realtà ti vogliamo. E mi diverto sempre, ma sì, questo bisogna dirlo. Perché siamo, in realtà siamo dei gran patacconi e sicuramente non è il caso di essere seri in questo programma. E detto questo, ringrazio di cuore la mia squadra, Marco e Samu in regia. Ciao ragazzi, grazie. Saluto Mirko, grazie, che tornerà a trovarsi, essere di nuovo in squadra con noi dal lunedì prossimo. Detto questo, io ringrazio ancora Nicole. E io ringrazio te, caro Dibla. E ringrazio voi che ci avete seguiti. Alessandro, che se brava Nicole, continua così. Salutiamo, ciao. Grazie. Ciao. Detto questo, ci vediamo lunedì prossimo per il penultimo, terzo, ultimo appuntamento di Romagna Got Talent della stagione, ancora non lo sappiamo. Detto questo, come sempre, buonanotte, buona musica e buona serata. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.